Milano, però sentiamo che ancora mi è rimasto un po' la mano in bocca, no? Avete ancora bisogno di ascoltare un po' di musica. E prima di passare con i nostri mix che abbiamo fatto, giusto? Due. E vi voglio parlare un attimo del nostro teatro, del Carlo Felice. Avete trovato sulle vostre sedi i programmi della nostra stagione, i programmi della stagione opera e sinfonica, opera balletto, sinfonica e anche tutte le attività collaterali del concerto collettivo che si tengono nel foyer, alle attività culturali in auditorio. Venite a trovarci, consultate il programma perché la stagione è bellissima, ci sono dei titoli veramente molto accattivanti e anche degli allestimenti molto belli. Ho fatto una cosa che è stata strepitosa con la vendita di Liverpool e adesso abbiamo in scena fino alla settimana prossima un bellissimo balletto Spartacus sulle musiche di Cacciatoriano, è una compagnia kazaka di balletto, Astana Ballet. Veramente il nostro invito è venirci a trovare e anche quando venite in biglietteria dite che avete avuto conoscenza della stagione grazie al nostro concerto, perché per noi ci fa onore e la conferma che la nostra missione di ambasciatori del teatro va a buon fine. Il prossimo brano è un brano di tanto di soldi e chiamiamo a noi Anna Lisa Cecchini. Questo sarebbe giusto. Magari la mia testa ha senso. Ecco, questo canto è il canto di Solveig, il personaggio della Cecchini. E è praticamente la fidanzata che risponde, perché nella sua vita avventurosa, dove vuole riscattare la sua povertà e vuole viaggiare per tutto il mondo, per vivere in maniera però quasi insensata, perché è un personaggio che vive i sogni, non è un personaggio che affronta la vita con concretezza, per cui ha una vita avventurosissima e incontra le peggiori situazioni. Prima di partire però incontra l'amore, prima di partire in questo suo viaggio molto molto lungo, incontra questa Solveig, una fanciulla che si innamora e che, come tutte le donne quando si innamorano davvero, lo aspetterà sempre e dice anche questo che poi vi racconterò nel caso di dice, passerà forse l'inverno e la primavera, passeranno l'uno e l'altra, e la prossima estate, e l'anno venturo, e quello successivo, finché tu verrai. Che una volta verrai, me lo dice il cuore, e come ti ho promesso, io qui ti aspetto. Ti dia forza il Dio, dovunque vai, dovunque stai. Io quassù ti aspetto, fino a che ritorni, e ti vengo incontro, caro amico. E questo personaggio l'aspetterà nella sua capanna finché lui non tornerà naturalmente da pezzo. Però questo è un po' il canto di questo aspetto femminile, di questa diciamo nostra capacità di attesa, questa grande fedeltà e questa capacità una volta che ci siamo innamorate. Thank you.
prima del nostro brano, volevo a nome dell'associazione, mio e di Antonio Cecchini, e tutto ringraziare di essere venuto a questo primo incontro, perché era così il quattordicesimo dell'iniziativa. E ringrazio naturalmente, noi ringraziamo innanzitutto i musicisti del teatro Carlo, che ci hanno dato l'opportunità di iniziare questa struttura con la biblioteca del Premio Bot, con eccellenza, come ha detto già il maestro francese, cioè eccellenza di riferimento musicale e culturale della città, sì, no, e quindi i nostri amici. E quindi con loro abbiamo cominciato. E naturalmente un ringraziamento alla Biblioteca dell'Università per questa opportunità. E noi abbiamo grande anche volta di fare, proprio perché Genova è una città che nasconde questi gioielli. Io non so quanti di voi conoscevano questo gioiello lì, perché io no, però in diverse persone insomma, non si aspettavano di trovare questo gioiello. E poi pensate stasera di andare a cena tutti qua in uno spazio di questa arte, di questa bellezza, con questi musicisti. Ce ne manco di più, lo diciamo tra di noi, diciamo.